torna in circolazione ciò che lo Stato moderno aveva, si era preoccupato di eliminare per quanto possibile, la paura, che come noto è pessima consigliera, e insieme alla paura di nuovo la violenza incontrollata. Dunque ci eravamo lasciati con l'idea della necessità della politica, che la politica sia di nuovo, anche oggi, nonostante la debolezza che la connota in modo a tutti visibile, la politica sia di nuovo in grado di ordinare ovviamente in modo democratico e umano, ma ordinare l'esistenza, ordinarla attraverso lo strumento fondamentale della ragione. Arrivati a questo punto, perché profezia e utopia? Evidentemente sono due concetti diversi, come diciamo fra un secondo, che hanno a che fare con l'idea che la ragione e la politica oggi comunque si possano articolare, non siano più in grado, non lo siano mai state, insomma, lasciamo perdere questo, non siano più in grado di costruire la convivenza umana in un modo che potremmo definire a misura d'uomo. E dunque che sia necessario che ci sia un supplemento o uno spostamento o una mossa del cavallo che spiazza, disloca lo spazio politico che non è più capace di trovare una forma e una misura. Questo spiazzamento, questa dislocazione prende prima di tutto il nome di utopia, che per l'appunto si autodefinisce come l'assenza di luogo. L'assenza di luogo, come dire, per disperazione, perché non si suppone che non ci sia più la possibilità di ricostruire spazi ordinati, poi c'è l'idea che lo spazio politico sia talmente ormai irrazionale, talmente disordinato, che nessuno sforzo più riesce a ricostruirlo, a riorganizzarlo, a riprogettarlo. E dunque utopia. Cosa del tutto diversa è la profezia. L'utopia è l'idea della impossibilità di razionalizzare la politica oggi, ma questa idea di impossibilità è al tempo stesso una proiezione, cioè sostanzialmente si dice: noi non abbiamo idea di come sia possibile riorganizzare la politica, e tuttavia abbiamo idea di come la politica dovrebbe essere. Semplicemente non sappiamo né come né dove questo dover essere si possa incarnare, ma siamo assolutamente sicuri del dover essere. Dunque, l'utopia è una fuga dall'oggi, una fuga dallo spazio dell'oggi, ma conserva dell'oggi il concetto fondamentale, cioè che la politica sia un progetto. Solo è un progetto che al momento, come dire, resta sulla carta, non riesce, sa di non riuscire a diventare reale, e tuttavia ha dentro di sé l'idea di fondo che non potrà andare a finire se non così, cioè se non come è scritto in uno dei libri che voi vogliate scegliere come testo fondamentale dell'utopia, a partire dal libro di Moro, per passare attraverso quello di Campanella, per arrivare a quello di Bacone. Siamo sempre, per arrivare a quello di Campanella, passando attraverso quello di Bacone, siamo sempre all'interno di progetti a prevalente carattere etico, quello di Moro, a carattere teologico-politico, quello di Campanella, a carattere scientifico, quello di Bacone. Progetti che conservano del mondo moderno il dato fondamentale, la progettualità, ma che, a differenza della politica moderna, non trovano lo spazio per applicare, realizzare il progetto. La progettualità
è il dato fondamentale della politica moderna. La politica moderna è un progetto, il nome politico del progetto è il contratto. Che la politica nasca, l'ordine politico nasca da un contratto, vuol dire che nasce da un progetto razionale. Da questo punto di vista, il Leviatano di Thomas Hobbes è un testo tanto progettuale quanto un'utopia. La differenza è che quello di Thomas Hobbes ha trovato, sia pure indirettamente, qualche realizzazione. L'utopia progettuale anch'essa di Moro, diciamo, non l'ha ancora trovata. La profezia, invece, non ha un carattere di progettualità. Non spiega al mondo come il mondo debba essere. La profezia non si limita a dire rimaniamo dentro la forma del progetto e semplicemente non individuiamo dove sia possibile realizzare il progetto. La profezia distrugge l'elemento del progetto, è alternativa all'ordine, non è un posporre l'ordine. Nella profezia c'è un elemento di forte contraddizione. Insomma, il non luogo, l'utopia, è l'idea di un futuro che è molto diverso dall'oggi e che tuttavia, rispetto all'oggi, conserva la forma fondamentale della progettualità, cioè la politica viene organizzata attraverso la ragione, devono essere eliminate tutte le ingiustizie, devono essere eliminati tutti i privilegi, devono essere eliminate tutte le oppressioni. Tutto ciò fa parte del bagaglio concettuale della politica, diciamo così, quale essa viene praticata oggi. Semplicemente non viene realizzato. L'utopia è la prefigurazione di un mondo in cui ciò viene realizzato. La profezia, invece, spalanca nuovi cieli e nuova terra. È un'altra cosa. È un mondo diverso che appare. L'utopia è amica del potere, l'utopia è la prefigurazione di un potere razionale, anzi di solito dalla lettura dei testi utopici si esce un po' impressionati per la forza che ha il potere in utopia, perché è un potere perfetto, perché è un potere giusto e quindi è un potere sostanzialmente illimitato. La profezia è abbastanza ostile al potere, lo mette in crisi. La profezia è alterità, e non è uno spazio dislocato, semmai è un tempo dislocato. È stato citato il libro di Mannheim, Ideologia e Utopia, dove questo autore ungherese, ma di cultura tedesca, cerca di distinguere due nozioni che in realtà sfumano l'una nell'altra. Sostanzialmente l'ideologia una sorta di autogiustificazione del presente, autodescrizione del presente contenta di sé, compatta, che non ha una dimensione di alterità. E invece la utopia, una descrizione del presente come dovrebbe essere, e dunque con quel dovere che sposta l'ordine dal presente a un indeterminato futuro. Sono due termini che scivolano uno nell'altro, perché non è facile spiegare quando un'autogiustificazione del presente è sicura e compatta. Quando la Unione Sovietica staliniana diceva «io sono la società comunista realizzata», stava dicendo qualche cosa di ideologico o si stava ponendo come utopia? Non è facile distinguere. Un'altra osservazione che è nata da, e dunque e giustamente anche Sergio Givone aveva messo in gioco la nozione di ideologia accostandola a quella di utopia, non sono concettualmente distanti, sono entrambi dentro il progetto, l'una come progetto contento di sé, l'altra come progetto che denota lo scontento verso il mondo così com'è. Opportunamente si è invece fatto il nome di Ernst Bloch. Ernst Bloch, in quanto autore dello spirito dell'utopia,
in quanto autore del principio speranza. Per dire questo, in età moderna l'utopia è stata una sorta di assecondamento delle dinamiche razionalizzatrici della storia. L'utopia diceva sostanzialmente: il razionale non è ancora reale, lo deve diventare. Adesso vi faccio vedere lo schema di come è una società perfettamente razionale. Molto diversa da come è oggi, e tuttavia non possiamo non dirigerci verso quella direzione. Nel Novecento, invece, l'utopia è stata adoperata non per prefigurare un dover essere, sostanzialmente in continuità col presente, un presente depurato di ciò che ha di non razionale, no, è stata adoperata come un fattore di rottura radicale rispetto al presente, di rottura, alla ricerca di quello che si definiva il totalmente altro, proprio perché si è detto sostanzialmente il presente è già fin troppo razionale, proprio i tratti di razionalità lo rendono una gabbia d'acciaio, bisogna spezzare questa gabbia d'acciaio, come con un salto fuori da essa. Questo salto fuori da essa, chiamiamolo utopia, ma in senso di rottura, non di prefigurazione, oppure chiamiamolo profezia, chiamiamolo evento, che è il termine più evocativo, cioè è un punto che rompe un ordine. Due diverse versioni di Nietzsche, sostanzialmente, una ottimistica, quella di Bloch, e una profondamente negativa, quella dei francofortesi. E siamo a questo punto, cioè a un testo fondamentale, quello di Walter Benjamin, dove per uscire dal circolo vizioso di questa ragione che a furia di progettare non fa altro che progettare se stessa come sempre uguale, che si chiama nel linguaggio francofortese Herrschaft, dominio, il dominio, no? Per uscire da questo universo chiuso in se stesso, che è un universo paranoide, una parola, quella di Walter Benjamin, la Jetztzeit, di solito si traduce il tempo ora, che è quanto di più, mi sembra, vada vicino alla nozione di profezia, cioè proprio, o se vogliamo, alla nozione heideggeriana di Ereignis, di evento. Novecento, molto bene Givone ha fatto a introdurre il paragone con le arti figurative. Il Novecento perde la figura, la perde nelle arti figurative, la perde in filosofia. E questa perdita di figura è l'ingresso nel mondo delle infinite possibilità, dell'assenza di verità e delle infinite possibilità, e nel mondo della violenza espressiva per dire ciò che non è mai stato detto. L'Ereignis è l'apparire attraverso dell'essere attraverso l'evento, cioè non si distende nel mondo, non si distende nell'universo, non si distende nel creato, in un razionale che è reale, ma si dà in un lampo di luce accecante e basta, ma in qualche cosa che è abbastanza vicino a un taglio della tela di Fontana. Mi chiedo, un tema che una volta era all'ordine del giorno quando si parlava di profezia e utopia. Il marxismo era una profezia, era un'utopia, era una scienza, punto interrogativo. Perché è dalla crisi del marxismo che poi siamo passati alla riflessione novecentesca che abbiamo ora accennato. Noi faremo l'ultimo giro di 5 minuti, mi è stato suggerito, e non di 10. Pongo 2 domande rapidissime, forse i 2 illustri ospiti vorranno provare a dare una risposta. La prima: il marxismo fu ideologia, utopia, profezia, tema che qualche anno fa veniva suscitato e veniva agitato con grande passione. Secondo, oggi,
quale ideologia, o è vero che non ce n'è più neanche una, quale utopia, o forse è vero che non ne abbiamo più, abbiamo profezia, abbiamo bisogno di profezia, abbiamo voglia di ascoltarla, la voce di un profeta. Parola a Sergio Givone. Non posso non dire una parola a questo punto, ma velocissimo. Oggi, questa sera, non abbiamo mai menzionato un termine che si associava alla parola utopia, che era il termine distopia, cioè un'utopia negativa. L'utopia negativa è il Noi di Zamiatin, l'utopia negativa più famosa è 1984 di Orwell, che, per incredibile che possa sembrare, era col tipico gioco di specchi che coinvolge l'utopia, era il 1948, l'anno in cui è stata scritta, e il mondo così terribile che egli descriveva, cupamente totalitario, era niente meno che il governo laborista di Attlee in Inghilterra. Come vedete, tutto è relativo a questo mondo. Noi oggi siamo, il mio parere personalissimo, sicuramente in un universo distopico. Viviamo in un mondo che crede di essere privo di ideologia e che è prigioniero di un'unica gigantesca ideologia. Viviamo all'interno di un mondo che crede di essere reale e che si è trasformato in un mondo virtuale, cioè in un mondo nel quale può capitare di tutto, soddisfacendo così ogni impulso, e proprio perché tutto quello che succede non intacca per nulla lo svolgimento reale dei meccanismi del potere. Siamo all'interno di un mondo completamente razionale, la Terra integralmente rischiarata splende a insegne di trionfale sventura, questo l'inizio di Dialettica dell'Illuminismo, che è una citazione da Nietzsche. Bene, oggi lo possiamo dire, la Terra interamente neoliberista o eventualmente ordoliberista come l'Europa, diciamo così, non produce tutto il benessere che aveva annunciato, e non produce per nulla quella fine della storia, quella fine della violenza, quella fine dell'ingiustizia che era il leitmotiv dei primi anni 90, anzi si aggroviglia sempre di più in una serie incredibilmente complicata ai limiti della ingestibilità di conflitti. Un avvolgersi del conflitto su se stesso che non è che stia, come dire, prospettando nulla di buono. Dov'è l'utopia in tutto ciò? Ma se noi chiedessimo adesso qual è il mondo utopico secondo te, mi immagino che ci verrebbe risposto: un mondo senza guerre, un mondo a seconda dei gusti, o con lavoro per tutti o con lavoro per nessuno, perché è completamente sostituito dai robot, cioè qualche cosa di molto diverso dal mondo che abbiamo oggi e al tempo stesso molto interno al nostro attuale immaginario, molto interno alla narrazione oggi predominante. La rottura di questa, perché di rottura si deve parlare, o perché capiterà perché le contraddizioni che si sommano le une sulle altre possono sicuramente incontrare un piccolissimo ostacolo, un attentato di Sarajevo che fa deflagrare tutto un'altra volta. Perché in un mondo assolutamente instabile basta un piccolo incidente per provocare disastri. O la rottura liberatoria, non la rottura catastrofica, la rottura liberatoria, da dove viene? La parola profetica, la parola che apre a un universo di convivenza umana costruito non sulla violenza, sull'oppressione, sulla paura, sulla incertezza del futuro. Da dove viene? Non potendosi fare ricorso alla parola profetica in senso tecnico, perché quella va e viene quando vuole, come vuole, e
non fa parte dell'orizzonte della politica. Direi che il primo passo, per quel pochissimo che posso avere capito, il primo passo è di cominciare ad interessarci di politica un po' più da vicino, invece che o disinteressarcene o usare soltanto slogan e formule interpretative stereotipe, e secondo, usare e pretendere una parola di verità quotidiana, niente di profetico. Direi che la parola più profetica a questo momento sarebbe quella che, uscendo dal gergo, dagli infiniti gerghi che dominano questo mondo, dal gergo degli economisti al gergo dei politici, la parola franca, semplice, come quelle che abbiamo cercato di offrire in queste serate e questa sera in particolare, la parola in cui ciascuno mette in gioco se stesso e il proprio bisogno di pace, il proprio bisogno di verità e di giustizia. Non si nasconde, una parola che è un'assunzione di responsabilità. E dunque una parola che squarcia il velo veramente, veramente malefico del mondo virtuale, che taglia il velo di Maya e prova a confrontarsi di nuovo con la realtà, al di là degli infiniti stereotipi dei quali viviamo, dei quali stiamo intellettualmente morendo. Cioè, l'idea che sia possibile uscire dalla asfissia che sta soffocando la politica è un'idea, l'idea che sia possibile uscire da quella asfissia, che non richiede l'arrivo di un nuovo grande genio filosofo politico alla Marx, che in un qualche modo incrocia la contraddizione fondamentale del nostro tempo, le dà voce, le dà una spiegazione e riesce a inserirsi in un processo in atto, perché il movimento operaio c'era già, mica l'ha inventato Marx quando Marx scriveva. Io non penso che sia né praticabile né che sia all'interno di qualunque discorso di umana prevedibilità tutto ciò. Penso che la parola di cui abbiamo bisogno sia l'insieme delle parole di nostre, di tutti noi, che ci pigliamo la responsabilità di pensare alla politica come a qualche cosa che ci tocca da vicino in prima persona, con drammatica urgenza, che non possiamo lasciare ai professionisti della politica. La politica non è fatta dai professionisti, ci vogliono anche quelli, ma guai se ci sono solo quelli. Adesso ci sono solo quelli e non sono un granché. E invece bisogna che la politica torni a essere la nostra ansia, perché è il nostro futuro, non è altro che il nostro presente e il nostro futuro. Cioè, siamo noi che pensiamo a noi stessi come vivremo da qui a un mese, da qui a un anno. E perché viviamo male oggi e come si fa a vivere meglio? Ci pensiamo noi e ci imponiamo prima di tutto di rompere lo stereotipo, cioè la parola che rompe, la parola che apre e tranquillamente, semplicemente, ma con enorme fatica, la parola di chi non vuole entrare in un gergo, di chi prova a usare il tono della verità, della semplicità e del vissuto. Tutte queste parole messe insieme potrebbero fare il grande tuono che scuote un po' questo mondo.